Ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi voglio darvi qualche spunto, qualche consiglio per affrontare delle frasi complicate, dei groove complicati o dei passaggi complicati. Vi dico qual è il mio approccio quando mi trovo davanti a una cosa, diciamo, o veloce o difficile tecnicamente. Faccio un esempio molto semplice, prendo una scala, la dorica, per esempio, la prima mi viene in mente. Facciamo conto di dover fare una linea in cui appunto devo suonare questa scala a una velocità sostenuta. Quindi la, si, do, re, mi. Fa diesis, sol, la. Per arrivare a suonare pulito tutte le note anche a una velocità appunto sostenuta, io prima la faccio a frammenti, quindi la scompongo, e ad esempio prendo le prime tre note e le faccio al loop. Trovo la mia diteggiatura più comoda, non sarà questa, quindi appunto la conoscenza della tastiera serve anche a questo, e poi ne aggiungo una o due alla volta, a seconda della frase che devo fare. Ad esempio, aggiungiamo il re, valuto anche come alternare le due dita per chi ne usa due, quindi se partire con il medio o con l'indice, finché non prendo padronanza, quindi mi diventa praticamente un automatismo pulito e corretto di tutte e quattro le note. Allora ne aggiungo un'altra. Prima lentamente, sempre ricordandomi di valutare con quale dito della mano destra e in che posizione, che diteggiatura utilizzare. Aggiungiamone un'altra. Così via fino ad arrivare all'ottava. È un approccio che io ho imparato guardando come studiano musicisti classici. Si trovano di fronte a delle parti complesse, allora appunto, le scompongono in battute, in frasi, e se le studiano anche per tanto, tanto tempo finché non diventano automatiche. E quindi quando mi devo appunto approcciare a delle parti difficili, quando ho studiato brani di Giacomo in primis, ma anche di tantissimi altri bassisti, dove ci sono passaggi molto complicati, allora scompongo appunto. Mi ricordo quando iniziassi a suonare Tin Town di Giacomo, la prima frase mi mandava, diciamo, al manicomio. Proprio questo. E ci ho messo tanto per averlo nelle mani, nelle dita, e quindi all'inizio non mi veniva, andavo fuori tempo, suonavo male, alcune note le suonavo in anticipo. Allora mi misi appunto con questo approccio, due note alla volta, fino ad arrivare appunto a tutto il primo passaggio del brano. Questo possiamo fare su tutto quello che dobbiamo suonare, dobbiamo studiare. Quindi prendiamo anche ad esempio un arpeggio. Rimaniamo là, quindi avevamo detto la scala la dorica, prendiamo l'arpeggio di
La minore tredicesima, quindi La, Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa diesis, sesta maggiore. Arrivare subito a suonarlo velocemente non è affatto semplice, quindi anche questo posso scomporlo e farlo tipo le prime tre note, trovare appunto la mia diteggiatura. Eccetera, eccetera. Quindi questo è secondo me un'ottima soluzione per quando ci troviamo appunto di fronte a passaggi o a frasi particolarmente difficili, e appunto potete utilizzare questo approccio per qualsiasi cosa dovete suonare, anche la più quella che sembra semplice, poi invece non lo è, che può essere anche composta da meno note, però farla a loop, quindi due, tre note alla volta, aiuta in molti sensi. Se avete apprezzato anche questa lezione, mettete un mi piace al video, iscrivetevi al mio canale, così continuerete a ricevere lezioni completamente gratuite con tutto il materiale, come questa lezione, PDF, basi e tutto in modo completamente gratuito. Grazie, ci vediamo al prossimo video.